Buongiorno e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che apriamo con le parole del Premier Mario Draghi che è intervenuto al Senato parlando di quella che è la campagna vaccinale nel Paese. Sentiamo proprio le parole del Premier. Ad un anno di distanza dobbiamo fare tutto il possibile per una piena e rapida soluzione della crisi sanitaria. Sappiamo come farlo. Abbiamo quattro vaccini sicuri ed efficaci. Tre sono già in via di somministrazione, il quarto, quello di Johnson & Johnson, sarà disponibile da aprile. Ora il nostro obiettivo è vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile. Vorrei che il messaggio di oggi a voi fosse un messaggio di fiducia. Un messaggio di fiducia a tutti gli italiani. Ho ripetuto in queste settimane che il governo è determinato a portare avanti la campagna vaccinale con la massima intensità e siamo già all'opera per compensare i ritardi di questi mesi. Dobbiamo farlo per la salute dei cittadini, per l'istruzione dei nostri figli, per la ripresa dell'economia. L'accelerazione della campagna vaccinale è già visibile nei dati. Nelle prime 3 settimane di marzo la media giornaliera delle somministrazioni è stata quasi di 170.000 dosi al giorno, più del doppio che nei 2 mesi precedenti. Questo è avvenuto nonostante il blocco temporaneo delle somministrazioni di AstraZeneca, che sono state in parte compensate con un aumento delle vaccinazioni con Pfizer. Ma il nostro obiettivo è portare presto il ritmo delle somministrazioni a 500.000 al giorno. Accelerare con la campagna vaccinale è essenziale per frenare il contagio, per tornare alla normalità e per evitare il sorgere di nuove varianti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, lo ha fatto in un'intervista al Corriere della Sera, parlando di quella che è la straordinaria importanza del poeta toscano. Ha detto il Capo dello Stato, va sottolineata la sua capacità di trascendere il suo tempo e di fornire indicazioni e insegnamenti che saranno validi per sempre, a prescindere da quella che è la situazione differente di ciascuna epoca. Da Dante ci separano 700 anni, un tempo incommensurabile, ha detto, però in un'unità nazionale è fondamentale una presenza come la sua, proprio per cercare di dare rilevanza a tutto il Paese. L'universalità del poeta fiorentino e la sua capacità di andare oltre sono, come dire, fondamentali proprio per il Paese, e ha detto, il Capo di Stato con riferimento ad alcune scene drammatiche che stiamo vivendo, ancora oggi, come dire, c'è una contemporaneità con quello che già aveva analizzato proprio il, poeta. Infine, riferimento anche all'insegnamento politico di Dante, Mattarella segnala la sua coerenza, il senso di giustizia e la concezione morale che gli impongono di rifiutare, perché l'interesse personale non viene mai barattato con il cedimento delle convinzioni etiche. Dante è mosso da una convinzione altamente morale che andare contro la propria coscienza renderebbe effimero quello che è il risultato che si ottiene, ha concluso il presidente Mattarella. Cambiamo argomento, affrontiamo i dati Covid dell'ultima giornata. Sono 21.267 i nuovi positivi al test, con i dati forniti dal Ministero della Salute. Le vittime sono state 460, con un decremento rispetto ai 551 di martedì. Per quanto riguarda invece il tasso di incidenza, è del 5,8%. Aumentano sia i ricoveri ordinari con più 10 unità, sia le terapie intensive con più 42 posti letto occupati. In Campania invece il bollettino, come sempre di competenza dell'unità di crisi regionale, si certificano 2.045 nuovi positivi con 653 persone
sintomatiche. I tamponi processati sono stati 21.120 test molecolari, 3.233 gli antigenici, ancora alto il numero delle vittime, sono 52 in sole, con 28 deceduti nelle ultime 48 ore, 24 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel bollettino di ieri. Da inizio periodo pandemico sono 5.054 le persone scomparse a causa del coronavirus, i guariti invece in una sola giornata 2.080. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 656 i posti di terapia intensiva a disposizione, ne sono occupati 179, mentre invece sono 3.160 i posti letto a disposizione tra offerta pubblica e privata, ne sono occupati 1.587. Le task force per la campagna di vaccinazione del generale Figliuolo, inviate per supportare le strutture già operative in Molise e Basilicata, saranno operative nelle prossime ore e saranno composte da un medico e due infermieri, utilizzate in particolare per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati. Inoltre il commissario venerdì e sabato si recherà in Calabria e Sicilia per andare a visitare i punti vaccinali, proponendo anche in un documento trasmesso alle regioni una revisione delle percentuali di ripartizioni dei vaccini da calcolare in base a quella che è la popolazione residente. In questo testo dunque il commissario risponde ad una richiesta che è stata già effettuata in passato dai governatori, cioè escludere dal calcolo della popolazione residente gli under 16 e gli over 80, andando a cambiare quella che è la ripartizione calcolata sulla base di liste target. Nuovi dati erano stati richiesti per quanto riguarda l'efficacia del vaccino AstraZeneca e sono arrivati proprio alla Data Safety Monitoring Board americano. Dalle informazioni pubblicate proprio dal colosso anglo-svedese emerge che il vaccino è efficace al 76% nell'arresto della malattia sintomatica e al 100% nel prevenire l'infezione grave. Questi dati confermano ancora una volta l'efficacia del vaccino, in particolar modo anche negli adulti over 65. AstraZeneca aveva presentato in precedenza alcuni dati che davano riferimenti a un'efficacia del 79%, è arrivata la contestazione da parte delle alte sfere americane, definendo quei dati particolarmente obsoleti e non corrispondenti alla realtà. Sono stati poi prodotti questi nuovi risultati che fanno scendere leggermente di 3 punti percentuali quella che è l'efficacia. Dunque è ancora attesa per quanto riguarda l'approvazione negli Stati Uniti d'America di questo siero, quando ricordiamo ne sono già presenti 3, ovvero Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. Questi nuovi dati potranno consentire il prosieguo della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti e confermano invece quella che è la validità di un vaccino che invece in Italia, e soprattutto per quanto riguarda determinate categorie, visto il blocco e le difficoltà legate a Moderna e a Pfizer, è particolarmente rincuorante, soprattutto per quanto riguarda i casi gravi della malattia. Ora un fatto di cronaca: a Napoli il comando provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo partenopeo, tra i quartieri Mercato Pendino e San Lorenzo, ha sottoposto a sequestro circa 140.000 articoli tra capo di abbigliamento contraffatti, mascherine e prodotti elettronici non sicuri. In particolar modo le mascherine erano 3.850, prive del marchio della Comunità Europea e di avvertenze in lingua italiana, nonché altre 300 con note griffe. La titolare, una quarantenne di origine cinese, è stata denunciata per ricettazione e contraffazione, oltre ad una segnalazione alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative previste dal codice del consumo. Inoltre, in un'altra operazione a Portici sono state sequestrate 700 mascherine false con attestazioni inerenti alle caratteristiche dei dispositivi, nonché anche 5.400 capi di abbigliamento e 127.000 prodotti per l'illuminazione. Anche in questo caso un 59enne di origine cinese è stato denunciato per gli stessi reati e segnalato alla Camera di Commercio. Ci spostiamo ora a Caserta con il nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Terra di Lavoro, con il bollettino di mercoledì 24 di marzo. Sono 314 nuovi positivi a fronte di 3.191
tamponi processati per il tasso di incidenza che rasenta il 10%, si ferma al 9,8. I guariti sono stati 274, 3 invece i deceduti. Nel saldo complessivo si certifica un aumento di 37 persone contagiate su tutto il territorio. Caserta città resta in cima per numero di casi attivi con 612 positivi, c'è poi Maddaloni con 526 e Marcianise con 456. Proprio a Caserta, il vescovo locale Pietro Lagnese, nella ricorrenza di San Giuseppe e dell'uccisione di Don Peppe Diano lo scorso 19 di marzo, ha visitato l'area dell'ex Macrico nel centro del capoluogo di provincia di proprietà dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero. È uno spazio enorme di circa 33 ettari che al momento è inutilizzato né dalla parte della chiesa né della città, che una volta era in concessione all'esercito come caserma del settore logistico. La diocesi di Caserta ha comunicato che il vescovo nelle prossime settimane proseguirà quello che è il suo lavoro di discernimento in merito all'ex struttura militare. Chiudiamo con il calcio, le nazionali impegnate con il campionato fermo e dunque questa sera scende in campo l'Italia per un trittico di partite. Si comincia al Tardini di Parma contro l'Irlanda del Nord, poi si va a Sofia contro la Bulgaria domenica e mercoledì prossimo a Vilnius contro la Lituania. Come ha dichiarato il tecnico Roberto Mancini, sarà una gara difficile quella di stasera contro l'Irlanda del Nord, con una nazionale che arriva dopo 5 mesi di inattività, una squadra che ha una buona prestanza fisica e tecnica, non va assolutamente sottovalutata. Gli azzurri si affideranno a Donnarumma tra i pali, in difesa Florenzi, Bonucci, Chiellini ed Emerson Palmieri, a centrocampo Ballottaggio, Barella e Pellegrini con Verratti e infine Locatelli preferito all'acciaccato Jorginho, in attacco Berardi, Immobile e Insigne. Per invece l'Irlanda del Nord, out il portiere Gerside, nonché il difensore Jamal Lewis e gli attaccanti Washington e Boyce. Si parte con un 3-5-2 con un ballottaggio a centrocampo tra Seville e McKenn, mentre in attacco l'ex Palermo Kyle Lafferty sarà affiancato da McGuinness. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.